Alessandro, volevo dare la parola adesso a Alessandro Stazzani, che è il segretario di sede del primo municipio. Noi ringraziamo per questa ecologia di libertà, come è stato ricordato, organizzato anche altri appuntamenti a cui abbiamo partecipato e siamo molto contenti di avervi. Sì, io naturalmente ringrazio Andrea e in particolare il primo municipio per questo invito e l'opportunità che ci è data di poter in qualche modo rappresentare il nostro punto di vista su una serie di argomenti. Anche perché è importante l'organizzazione di un'iniziativa come questa, perché consentono di poter parlare dei problemi del municipio e del territorio sotto aspetti molto concreti, quindi al di là di formule politiche. E siamo soddisfatti anche della scelta di avviare questo ciclo di conferenze sul tema della legalità e rispetto delle regole, nonché il decoro. Perché di questo argomento, cioè del rispetto delle regole, insieme al tema della trasparenza, al tema della equità e giustizia sociale, divisa dei beni comuni, Sinistra Ecologia e Libertà mi fa un po' il caposaldo della sua attività politica. Quindi ben venga aver iniziato questo ragionamento su questo tema. Ovviamente parlare di decoro e difesa della legalità in questo momento significa parlare di ciò che il Presidente ci ha ampiamente illustrato, perché è il tema delle ultime quattro settimane, diciamo a livello mediatico, di azione decisiva. E quindi non entro nel merito di ciò che è venuto perché lo conosciamo tutti. Volevo dire soltanto un dato politico che dovremo condividere, che è stato accennato anche da Lidia. E cioè il dato politico di questa vicenda è che noi siamo di fronte a un sindaco di questa città che imbraccia, diciamo così, l'arma della illegalità contro la difesa delle regole. Lo fa attraverso dei provvedimenti, due in particolare, quello di Fiumicino, che ha prorogato al 9 di gennaio le scioglimenti del primo municipio, e quella di Campo dei Fiori più recente. Sono due provvedimenti che non soltanto sono discutibili dal punto di vista politico, ma anche criticabili in punto di diritto, tant'è vero che sono stati oggetto di ricorso. Questo vuol dire che a prescindere da ciò che è avvenuto, che è stato altrimenti dibattuto, il punto politico è questo. Allora, se questo è il punto politico, credo che l'azione che dovremmo svolgere, secondo l'esigenza di guardare un po' avanti, è che dovremmo svolgere un'azione comune molto, molto forte, perché naturalmente le istituzioni sono importanti, perché poi rappresentano il momento di attuazione di determinate scelte, ma tuttavia l'azione politica è altrettanto fondamentale. Quindi richiede una unità di azione e di intenti dei vari attori che sono sul territorio, a partire dalle associazioni che sono ampiamente rappresentate, e di cui Roberto Romassi ci ha portato il saluto per il suo coordinamento, a molte altre, a vari cittadini di tipo personale e anche ovviamente i partiti politici. Noi non siamo presenti in consigli municipali, tuttavia abbiamo la nostra presenza sul territorio e su questo tema assicuriamo la nostra collaborazione. Anche perché in tempi non sospetti abbiamo avviato una serie di iniziative su questo argomento. Abbiamo iniziato nel giugno del 2010 con una passeggiata per la bellezza cosiddetta, e siamo arrivati, abbiamo fatto tutto il centro storico, una passeggiata notturna, la passeggiata a Piazza Farnese, per dimostrare come la illegalità rispetto e il non rispetto delle regole generano bruttezza in luoghi che invece si contraddistinguono per essere molto belli e patrimonio dell'umanità. Abbiamo poi fatto un'iniziativa, lo accennava anche Roberto Massa, che invitiamo all'epoca il presidente Cozzetti, proprio perché su questo tema volevamo dare un po' un invito al municipio a battere un colpo, ad essere più incisivo. All'epoca facemmo anche una proposta, che oggi non ho tanto di fare sempre nel concreto, al presidente Cozzetti, chiedemmo di fare una cosa che secondo noi è a costo zero, ma che potrebbe dare dei risultati, vale a dire quella di pubblicare sul sito del municipio le occupazioni sul pubblico che vengono rilasciate. Questo non soltanto per un principio di trasparenza, ma perché riteniamo che possa essere una sana vigilanza da parte dei cittadini, perché spesso e volentieri noi incontriamo delle situazioni che non sappiamo se sono regolari o non sono regolari. Quindi poter in qualche maniera avere questa conoscenza attraverso un mezzo ormai diffuso come la rete potrebbe essere un primo passo verso il principio di trasparenza. Sempre su questo tema, noi a ottobre abbiamo iniziato una campagna che mi ha portato, abbiamo chiamato Sono Spazi Nostri, e abbiamo fatto altre passeggiate per la bellezza nel municipio, abbiamo allargato anche ad altri municipi, il secondo e il 17°,
Abbiamo fatto un piccolo flash mob al Pantheon, abbiamo creato una sorta di salotto di casa dicendo che se quel territorio viene occupato illegalmente per fini privati, per la ristorazione, e allora penso che potremmo occuparlo anche come privati cittadini, e ci siamo messi amabilmente a conversare su un salotto ricreato nel mezzo della piazza. Questo per dire che questo tema per noi è molto importante e sicuramente ci troverà al fianco dei cittadini, dei residenti, delle istituzioni e degli altri partiti, anche non soltanto guardando al passato ma soprattutto guardando al futuro. Però vorrei aggiungere una proposta su questo tema che non riguarda la parte illegale ma la parte legale, e cioè in una sostanza noi in questo periodo parliamo molto di rigore ed equità, lo parliamo a livello nazionale. Ora anche su questo tema vogliamo coniugare i due, cioè rigore che è quello che si sta mostrando in questi giorni per quanto riguarda l'applicazione delle regole, noi vogliamo introdurre un principio di equità per quanto riguarda, diciamo così, i costi della occupazione pubblica, e su questo è una proposta. Perché equità? Perché specialmente in questo momento in cui, lo sappiamo bene, siamo chiamati a enormi sforzi per sostenere una manovra economica che ha il compito di portare questo paese fuori da questa crisi, una manovra economica necessaria, forse i soldi potrebbero essere trovati in altre maniere, ma non è questo il tema, la sede, dicevo, gli enti locali subiscono dei fortissimi tagli alle risorse, e questo federalismo fiscale adesso si è impantanato, adesso si è introdotto a l'IMU via anticipata, insomma sicuramente metterà, già lo sta facendo, in forte difficoltà gli enti locali. E quindi un principio di equità vuole che ognuno debba contribuire in proporzione ai benefici che ritrae. Ora qui devo fare una piccola notazione: noi abbiamo fatto uno studio per quanto riguarda i costi dell'occupazione soprattutto. La città di Roma è divisa in due aree, c'è una zona speciale che diciamo così, comprende la città storica e tutto questo. All'interno della zona centrale, cioè della città storica, ci sono quattro sottocategorie diverse a seconda del pregio e diciamo, i vantaggi che possono offrire. Bene, la categoria più onerosa per quanto riguarda la tariffazione prevede un costo annuo di metro quadro di 286 euro. Se vi andate a fare così un piccolo calcolo, vedete che il costo al metro quadro per un tavolino da 65 cm con due sedie è di 78 centesimi, che sale alla stratosferica cifra di 1,17 euro se le sedie sono nuove. Ora capite che così, giorno. Un euro e 17. La mancia. Ora, se considerate che anche le sanzioni sono considerate dalla terza e che questo tipo di introito rappresenta un elemento importante nelle casse della locale, noi riteniamo che questo debba essere un motivo di battaglia per il futuro. Quindi portiamo all'attenzione delle associazioni di residenti qui presenti e ovviamente degli altri forze politiche e chi ci vorrà sostenere, perché faremo un punto di battaglia importante, questa situazione può essere più tollerata, perché va bene la legalità e tutto, ma ci deve essere anche una proporzionalità di contribuzione in funzione dei benefici, perché voi capite che sostenere un posto di 1,17 euro al giorno rappresenta veramente una concessione pressoché gratuita, ma soprattutto il deterrente delle sanzioni non esiste, perché le sanzioni sono commisurate, come ricordava lo stesso Presidente, al costo, e questo non è possibile, perché ciascun imprenditore mette nel suo budget anche una voce sanzioni e la considera costo di esercizio e quindi assolutamente sostenibile, perché poi ricade esattamente sul suo conto economico. Quindi sotto questo punto di vista chiediamo che ci sia una proposta. Sempre in tema di proposte, oltre a quella legata all'OS pubblico, vorremmo che in sede di studio di nuove forme anche esterne per gli arredi del primo ciclo ci fosse un coinvolgimento di giovani designer e studenti dell'università di architettura, perché secondo me possono dare anche un contributo di freschezza di idee e di originalità. Queste come proposte concrete per quanto riguarda in particolare il tema del suolo pubblico e della legalità. Poi ovviamente altri sono gli argomenti che sono, diciamo così, all'ordine del giorno. Direi che due sono anche le macro aree, la riabilità e la raccolta differenziata. Per quanto riguarda le abilità, credo che ci sia una certa, diciamo, sintonia un po' con tutti circa la richiesta di riportare gli orari aziendali a orari utili e non inutili come vengono applicati attualmente, perché alle 23 è praticamente non avere affatto le aziendali,
parte, diciamo, una scontata politica di incentivazione all'utilizzo pubblico, direi di concentrare anche sullo sviluppo di quello che è car sharing, una forma di, diciamo così, macchine condivise che consente perlomeno di avere meno macchine parcheggiate sul territorio. L'ultimo tema su cui vorrei dire un segno di parole, che rappresenta per sé un tema molto importante, è quello della difesa dei beni comuni. È un tema che ovviamente ha una valenza a livello nazionale e a livello locale. In questi giorni si dibatte molto di penalizzazione. Noi temiamo che ci sia una certa ambiguità su questa discussione, perché si sparano articoli di giornale sulle farmacie e sulle licenze dei taxi, giusto, ma dietro liberalizzazione si dice liberalizzazione e si legge privatizzazione. Ora, questo per noi è un punto fondamentale e non trattabile di condivisione di progetto politico che portiamo alla riflessione delle altre forze politiche, perché non è soltanto un discorso di difesa della scelta popolare del giugno scorso, quando abbiamo vinto due referendum fondamentali sull'uso pubblico dell'acqua o meno, ma riteniamo che questo argomento abbia una valenza molto più vasta. In particolare gli enti locali sono interessati per la dismissione dei beni demaniali. Il primo provvedimento del federalismo fiscale è stato quello del federalismo cosiddetto demaniale, che prevede il trasferimento di cessi immobiliari dalla pubblica amministrazione statale agli enti locali. Ne ha fatto cenno anche Andrea nella sua introduzione, e senza fare battaglie ideologiche abbiamo dei temi concreti, in particolare sul tema non soltanto dei servizi pubblici, non è questo il momento, ne parleremo al momento nella sede opportuna, penso nel mediato futuro, perché sia le manovre dello scorso anno sotto Tremonti e sia, diciamo, la manovra Monti sotto questo punto di vista porta molti argomenti di discussione e riflessione. Noi porteremo il nostro punto di vista di sinistra libertà e speriamo di confrontarci senza appunto pregiudizi, ma allo stesso tempo con la consapevolezza che ci sono dei principi che secondo noi non sono guardati, cioè i beni comuni. Vengo al tema concreto del primo municipio e chiudo quello delle caserme. Esistono sul primo municipio tre caserme che sono oggetto di dismissione da parte del demanio, esistono appunto dei coordinamenti sia romano che del municipio. In particolare è iniziata la prima battaglia per una caserma che si trova in Spino, per cui la scuola confinante con la caserma ha chiesto l'assegnazione di spazi per una palestra. Queste sono piccole battaglie concrete su cui noi vorremmo però basare un progetto, diciamo così, per riconquistare, perché fortemente il primo municipio è un'amministrazione diciamo così, a maggioranza centro-sinistra. Ecco, su questo tema anche della appunto difesa dei beni comuni, noi ne faremo una appunto di discussione particolare che porteremo al confronto con le altre forze politiche. Chiudo raccogliendo un po' l'invito di Andrea all'inizio, vale a dire, noi dovremo costruire un percorso condiviso con vari attori sociali del primo municipio. Certamente abbiamo una visione di centro-sinistra, ma un centro-sinistra non a prescindere, come detto, in quanto riteniamo che i contenuti siano fondamentali, oltre le forme. Certamente già, in realtà noi avevamo già avviato un primo percorso, perché prima dei fatti nazionali c'era stato il famoso tantiere, si chiamasse, avevamo avviato un percorso di discussione, sia con il Partito Democratico che con l'Italia dei Valori, le cose poi sono andate in certamente, tuttavia riteniamo che, diciamo così, un confronto all'interno di queste forze sia necessario, auspicando di trovare, naturalmente, con il concorso dei cittadini, un punto di incontro per arrivare a, diciamo, dei punti di vista in parte in comune che ci possano consentire di arrivare a un progetto per quanto possibile condiviso per la riconquista, il mantenimento sia di questo municipio ma soprattutto per la riconquista del governo della città. Grazie.